si trova in via Dante 18 e se il sommo poeta nel 18° Cantico dell'Inferno immaginava l'ottavo cerchio delle Malebolge, alla Aiguella questo nome è ora sulla porta di un progetto imprenditoriale di speranza e rinascita. In questi giorni del Festival di Sanremo la Riviera si popola anche d'inverno di nuovi turisti e poi noi abbiamo questo angolo, abbiamo voluto fare questo angolo musicale qui alla Aiguella, dove facciamo venire anche giovani artisti a esibirsi liberamente. Fatta con prodotti molto semplici, curati come fossimo a casa, una cucina direi povera ma ottima. Un wine bar e un'osteria, Ulevantin, dove in cucina si impastano le storie di ragazzi con un passato da profughi in fuga da zone di guerra e un presente di cuochi accompagnati da una educatrice che è anche chef. Ma qual è il menù di questa sera? Cosa cucinate qui? E stasera cuciniamo banesetta con frittelle, frittelle come si chiama di lattuga con cipolla e il secondo facciamo gnocchi. Gnocchi viola, patate viola. Monica, ti chiamano mamma chef perché tu sei educatrice ma anche cuoca. Sì, sono educatrice, cuoca, mi sono trovata a partecipare a questo meraviglioso progetto di inserimento di ragazzi, perché qui riguarda noi qui la cucina, quindi abbiamo Nazar, che è un ragazzo afghano, che si occupa, aiutano in cucina, ma si occupa soprattutto del forno, che poi avrete modo di vedere di là, e lui fa i testaroli. Gilbert è un ragazzo filippino, ottimo chef, che arriva un po' anche da scuola alberghiera, e Faisal l'avete già conosciuto prima. Il progetto, promosso dalla cooperativa Jobel del consorzio Il Cammino, non ha ricevuto sovvenzioni, è semplicemente e con coraggio sul mercato, con successo da 5 mesi. Questo clima culturale dove le cooperative sono sempre viste negativamente oppure in modo assistenziale, noi abbiamo fatto una scelta opposta, quella di fare inserimento lavorativo di ragazzi svantaggiati, che siano essi provenienti da situazioni di guerra o di marginalità sociale o di disabilità, ma di farlo senza chiedere contributi a nessuno e misurandoci col mercato, con una logica di mercato, quindi vendendo i nostri prodotti dell'osteria e del bar e con i ricavi di questa attività finanziare anche l'inserimento lavorativo. Doriana, ma in sala chi è che serve i clienti? Allora, sono tutti ragazzi portatori di handicap o in situazioni di marginalità sociale. Attraverso questo progetto sociale, grazie alla cooperativa Jobel, diamo la possibilità a queste persone di introdursi nel mondo del lavoro. E come sta andando? Molto bene. L'osteria offre 50 coperti e altrettanti ne ospita in vineria, lavorando in bassa stagione 3 giorni a settimana ed estate a pieno ritmo. In questi giorni va in scena il Festival di Sanremo, ma voi qui aspettate anche i cantanti. E che cosa gli fate assaggiare? Mangiare pizza, focaccia, pollo, antipollo. Tutte cose tipiche locali. Facciamo noi. Venite a trovarci. Gocce di speranza nel mare agitato di indifferenza e gesti concreti di solidarietà coraggiosa come questo.